in collaborazione con Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Damiano Pneumatici, nuova sede, via Bari chilometro 3, Foggia. Downy Alimenti, per la tua attività il partner ideale, a Foggia in via Sant'Alfonso dei Liguori. Autofficina Locampo, prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia. Gioielleria Tonino Pastore, dal 1960, gioiellieri per passione, via Arpi 98, Foggia. Minuti primi in diretta Foggia TV, parte Estate Rossonera, la striscia sportiva quotidiana che vi tiene sulle notizie, al corrente di quelle che sono poi le vicende rossonere giorno dopo giorno. Si va incontro alla data del ritiro, ma soprattutto sono ore importanti per ciò che riguarda anche le notizie di calcio mercato. Questa sera con me Gabriele Mucelli della redazione di foggiagol.it. Ciao Tiziano, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori che ci seguiranno in tanti come sempre per questa puntata di Estate Rossonera. Estate Rossonera che dicevo va in diretta ogni giorno alle ore 18 qui da Foggia TV e che potrete seguire anche in replica al termine di ogni edizione del TG di Foggia TV. Vi ricordo Foggia TV, canale 99, è una TV regionale. Allora, partiamo subito con quello che è il menù di questa giornata. Vi dico subito che non ci sono state novità ufficiali in casa Foggia, non è accaduto nulla, siamo fermi sempre e soltanto ai due arrivi, quelli del fine settimana scorsa, ossia Holger Mercai, l'attaccante 23enne dalla Bra, 17 reti per lui nella Serie D della scorsa stagione, poi l'estremo difensore, il portiere Fabrizio Alastra, che arriva a Foggia dal Parma dopo aver disputato un campionato la passata stagione a Pescara, ma con passato anche tra le file del Palermo. Questi al momento i due annunci ufficiali, ma durante la nostra striscia sportiva, quindi durante questo appuntamento, saremo in grado anche di darvi alcuni nomi che sono usciti in giornata, nomi nuovi rispetto a quelli che già conoscete, che vi abbiamo dato nelle passate puntate. Prima di cominciare a parlare di mercato e soprattutto attivare anche il collegamento Skype con l'ospite di questa sera, direi di andare a seguire una clip che abbiamo preparato, una clip che ci fa vedere dove il Foggia svolgerà il suo ritiro precampionato. Il Foggia sarà in ritiro dal 24 di luglio al 10 di agosto, sarà in ritiro a Châtillon, sul terreno, sul campo sportivo comunale di Châtillon, ma il quartier generale sarà di fatto a Saint Vincent. Quindi in questa clip andiamo a conoscere, insomma, la location, andiamo a conoscere la località dove il Foggia andrà in ritiro. Il ritiro precampionato del Foggia si svolgerà dal 24 luglio al 10 agosto in Valle d'Aosta. La località prescelta per la preparazione della squadra di Zeman è Châtillon, mentre il quartier generale sarà l'Hotel Miramonti a Saint Vincent. Lo stadio, che sarà la sede degli allenamenti, sarà la struttura comunale Bruno di Châtillon.
Chatillon è un comune di 4.600 abitanti e si trova a 549 metri di altitudine. L'abitato principale si è sviluppato lungo l'asse viario centrale, distinto in due nuclei, il borgo vero e proprio e il villaggio Chameran, separati dal torrente Marmore e collegati da vari ponti, tra i quali il più antico è di epoca romana. Chatillon è una delle mete turistiche più belle e frequentate della Val d'Aosta. Saint Vincent, soprannominata la Riviera delle Alpi, è un comune italiano di 4.402 abitanti. La posizione favorevole al riparo dai venti freddi si accompagna ad una combinazione fortunata di fattori che ne fanno da fine Settecento una destinazione turistica ambita. La cittadina è infatti famosa per le sue terme e per il suo casinò, che hanno attirato l'aristocrazia e il jet set italiani e internazionali. Notevole è poi l'attività congressuale favorita da capienti e moderni centri congressi, oltre che da un apparato alberghiero e di ristorazione di prim'ordine. La cittadina termale conserva un'anima più popolare e tradizionale nella sua vasta collina, ricca di attività agricole, spazi naturali preservati e testimonianze architettoniche del passato. Insomma, una location tra le migliori per poter lavorare in tutta tranquillità, in un clima ideale. Adesso la palla passa a Zeman, allo staff tecnico e ai suoi ragazzi. Buon lavoro, Foggia. Allora, Gabriele, beh, è un bel posto, che dici? Bel posto, infatti spero che i giocatori non vadano troppo al casinò a divertirsi. Battute a parte, anche la Juve, molti anni fa, ha fatto il ritiro lì, quindi prima scelta per Zeman e per i suoi ragazzi, che sicuramente sapranno dare il meglio di sé in questo ritiro. Tu, Tiziano, lo seguirai? Sì, andremo a Chatillon, andremo a seguire le vicende del ritiro, lo faremo con Foggia TV, quindi insomma vivremo le emozioni degli allenamenti di Zeman e dei suoi ragazzi lì direttamente sul posto. Intanto, per tornare a parlare un po' di quello che è Zeman uomo, Zeman allenatore, ma anche di quella che è la preparazione che attende i nuovi ragazzi rossoneri, ne parliamo con l'ospite che abbiamo questa sera in diretta Skype con noi. Dovremo avere Beppe Di Bari, uno che insomma di Zemanlandia ha scritto davvero pagine importanti. Beppe, buonasera. Buonasera a voi, buonasera Gabriele, buonasera a tutti i telespettatori. Ci senti bene, sì, in diretta, Beppe? Sì. Perfetto, perfetto. Allora, avevamo qualche disturbo qui di ritorno in studio. Allora, Beppe, sta per partire questa nuova stagione, sta per partire questa nuova avventura di Zeman, la quarta, come l'abbiamo così sottolineata anche nei giorni scorsi, la quarta esperienza di Zeman a Foggia. Secondo Beppe Di Bari, cosa bisogna attendersi da questa nuova avventura? Ah, io mi auguro il meglio, considerando che quando c'è il ritorno del Boemo e il ritorno anche del direttore, di Peppino Pavone, sicuramente qualcosa di positivo viene fuori. Entusiasmo in primis, duro lavoro che aspetterà i calciatori che faranno parte di questo, del contesto Foggia Calcio, e quindi delle emozioni che tutti potremo vivere con il calcio zemaniano. Ecco. Beppe, tu che sei un uomo di calcio, insomma uno che soprattutto nei periodi di calcio mercato è sempre tra i protagonisti, tu che conosci bene anche come opera Pavone e naturalmente anche quelle che sono le richieste di Mister Zeman, c'è un po' di preoccupazione nell'ambiente, perché insomma siamo al 13 di luglio, mancano 7 giorni al raduno, perché il 20 si dovrebbe radunare il gruppo a Foggia, siamo ancora fermi soltanto a due acquisizioni, quella di Mercai e di Alastra. C'è da lavorare ancora tanto, perché insomma il gruppo dovrà essere formato almeno da 22-24 calciatori. Secondo te c'è da stare tranquilli, conoscendo insomma come lavora Pavone e anche quelle che sono poi le richieste del Boemo? Beh, è normale che è un mercato che va un po' a rilento. Sicuramente sia Pavone che Zeman, con tutto l'entourage che gli sarà alle spalle, visto la società che lo supporterà, dovranno valutare bene tutte le scelte che saranno fatte, sempre in funzione del gioco che
che il mister porterà avanti, quindi sappiamo bene il suo modo di giocare, sappiamo bene come cosa gli serve e quindi penso che stiano facendo tutte le valutazioni del caso. Sarebbe sbagliato prendere tanto per, ma penso che le scelte o i giocatori che sono stati individuati devono essere, come ho sempre ripetuto, funzionali al calcio del mister e quindi non tanto per buttare dentro dei calciatori. Io sono convinto che, anche se un po' a rilento, i giocatori arriveranno, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna anche capire il budget a disposizione messo a disposizione dalla società. In giornata si sono fatti dei nomi, sono stati accostati dei nomi al calcio Foggia, che poi tra un po' faremo quando faremo il punto sul calcio mercato. Sono calciatori che provengono da categorie inferiori. Tu sei uno di quegli esempi, insomma, viventi del fatto che Zeman in Serie A andò a formare una formazione con calciatori che arrivavano addirittura dalla C2, tu arrivavi addirittura dal Bisceglie, e insomma tutti si chiedevano come potesse un calciatore che arriva dalla C2 poter poi l'anno successivo essere lanciato in Serie A. Beh, tu poi dimostrasti che tutto è possibile, e con Zeman soprattutto anche questo è possibile. Quindi anche questa scelta di calciatori da categorie inferiori non deve preoccupare la piazza sicuramente. Ma no, diciamo che quell'anno fu un vero miracolo a tutti gli effetti, perché arrivarono tanti giocatori dalla Serie C, e parliamo di giocatori catapultati dalla C2, dalla C1, dall'interregionale, catapultati in Serie A, quindi in un campionato completamente diverso e lontano da quella che poteva essere l'immaginario personale, quindi di ogni calciatore. Quindi lui, sia Zeman che Pavone, sono bravi a valorizzare questi calciatori che arrivano dalle categorie inferiori e a farli rendere al meglio secondo quello che sono le richieste tecnico-tattiche del mister. Quindi io non mi meraviglierei sulla scelta di giocatori che arrivano dalle categorie inferiori. È ovvio che a quelle devono essere integrati anche i giocatori che devono dare anche un qualcosa in più, perché a livello qualitativo serve la qualità e quella sono convinto e sicuro che arriverà. Da un po' di anni il mercato di Serie C è un mercato un po' particolare, un po' atipico, un po' difficile, si va spesso avanti con prestiti o scambi, non c'è un vero e proprio mercato di acquisto calciatori. Questo mercato di quest'anno, che viene dopo una pandemia, insomma dopo un periodo difficile per diverse società, secondo Beppe Di Bari che mercato sarà quello che si sta vivendo proprio in queste giornate? Ma è sempre un mercato anomalo. Io leggevo un articolo tempo fa, forse, dove c'era la dichiarazione di Canonico, dove si parlava di giocatori, di acquisire giocatori di proprietà e non giocatori in prestito, come è successo in passato quando ci fu il ritorno di Zeman ai tempi di Casillo. È ovvio che questa acquisizione la puoi fare nel momento in cui hai un budget a disposizione importante, oppure fare delle scelte su dei giovani che vai a prendere dalle categorie inferiori, oppure qualche giocatore svincolato giocando sullo stile di Valsa. Quindi io mi auguro e spero che si possano acquisire dei giocatori di proprietà che ti possano permettere poi in futuro di fare anche qualche piccola plusvalenza, ma almeno per avere qualcosa sul quale poi potessi giocare qualcosa anche a livello di ritorno economico. Beppe, sono arrivati in rossonero finora due calciatori, Holger Merkay, che è un attaccante che proviene da una formazione di Serie D, il Bra, dove ha realizzato ben 17 reti la passata stagione, è un portiere emergente, Fabrizio Alastra, un portiere che insomma l'anno scorso era a Pescara. Conosci questi due calciatori? Puoi darci qualche informazione in più? Per quanto riguarda l'attaccante, un giocatore che ha fatto molto bene, ecco, questo è alla fin fine uno di quei giocatori, insieme a tanti altri calciatori che in Serie D hanno fatto
hanno fatto bene, se non mi sbaglio esce dalla Sampdoria, può essere? Sì, esatto, sì, della sì, Samp, dalle giovanili della Sampdoria. Certo, e quindi è andato a misurarsi l'interregionale, ha fatto tanti gol e potrebbe essere un giocatore importante nello scacchiere di Zeman, come anche il portiere all'asta che da tanti anni che comunque è in giro, un portiere che ha fatto bene nel Palermo, io me lo ricordo ai tempi del Palermo, poi se non mi sbaglio è stato anche al Trapani, sì. Poi è andato negli ultimi anni, è stato a Pescara, quindi parliamo comunque di un giocatore che sa giocare per i piedi, un buon portiere, poi si spera che faccia bene, insomma. Certo. Gabriele Mucelli, una domanda per il direttore Beppe Di Bari. Buonasera direttore, innanzitutto come sta? Spero bene. Gabriele benissimo, mi vedi abbronzato, quindi siamo sempre in attesa. Nel frattempo prendiamo un po' di sole in attesa di ritornare a giocarci qualcosa di importante e a toglierci qualche soddisfazione. Le volevo chiedere, dato che si è parlato tanto di Zeman e lei lo conosce bene, ci possiamo aspettare un'evoluzione del principio tattico di Zeman? Cioè la sua filosofia può cambiare in questo anno? Possiamo aspettarci un qualcosa di diverso? E poi quanto conta il fattore Zeman in fase di calciomercato? Cioè è più facile convincere un giovane calciatore a scegliere Foggia perché c'è Zeman e c'è Pavone, quindi è una garanzia in un certo qual senso? Ah, io prendo spunto dalla dichiarazione del mister fatta in conferenza stampa. Lui ha parlato di qualcuno l'ha accusato di essere troppo anziano, di essere avanti con l'età, lui ha risposto che è più maturo, quindi se ha risposto che è più maturo vuol dire che qualcosa di nuovo porterà, ma non cambierà il suo atteggiamento tattico, perché la sua forza è se fatto come si deve può portare dei frutti. È ovvio che ci devono essere dei giocatori che gli permettono di fare questo tipo di calcio. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi hai fatto, sì, l'effetto Zeman può incidere su quelle società, grandi società che ti possono far arrivare dei giovani perché sanno che con Zeman possono crescere e quindi è ovvio che sono importanti i rapporti. Però è un effetto che può incidere sulle grosse società, facendo arrivare dei giocatori importanti in prospettiva. Beppe, l'augurio che ti facciamo è di tornare presto a lavorare per qualche società, insomma te lo meriti perché qui a Foggia hai fatto davvero bene. C'è qualcosa che bolle in pentola? Ma per ora solo chiacchiere che non hanno portato da nessuna parte, o meglio, qualcosa si poteva sviluppare, però se dobbiamo ributtarci dentro deve valer la pena, altrimenti osserviamo, seguire il Foggia con grande affetto. Ti volevo fare un'ultima domanda e poi ti congediamo. Della passata stagione si vocifera di una probabile conferma per tre elementi, Roberto Dienno, Alessio Curcio e l'altro dovrebbe essere Vincenzo Garofalo. Tu che hai seguito il Foggia nella passata stagione, secondo le tue conoscenze, naturalmente secondo anche quelle che sono le abitudini di vedere il calcio da parte di Zeman, sono tre elementi che potrebbero andare ad incastonarsi in questo mosaico che sta creando Pavone? Ah, sono tre elementi che hanno fatto molto bene a Foggia. Dienno a sinistra penso abbia fatto un gran campionato. Se si adatta a quelle che sono le richieste del mister può far bene, perché no? Garofalo come centrocampista anche ha fatto molto molto bene, è uno di quelli che non molla mai, ha tanta fame, tanta voglia di mettersi in evidenza, quindi si metterà a disposizione del Boemo. Curcio rappresenta una realtà, è ovvio che un giocatore si deve sentire importante, ma allo stesso tempo un giocatore che nel contesto di Zeman può essere utilizzato in più ruoli. Poi sta a lui, sia al mister che anche a lui, mettersi a disposizione, quindi mettersi nella condizione migliore per far sì che lui possa far bene, perché ha tutti i mezzi e le qualità per poter far bene con il mister.
Beppe, grazie per essere stato in nostra compagnia questa sera, noi ti auguriamo il meglio e in bocca al lupo e soprattutto buona estate. Vive il lupo, grazie a voi, un saluto a tutti quanti, quindi, ed è sempre un piacere. Grazie, alla grazie, prossima. Grazie, al direttore, grazie al direttore Beppe Di Bari che abbiamo avuto in collegamento diretto qui nella nostra puntata odierna di Estate Rossonera. Direi di andare in pubblicità, poi torniamo e cominciamo a parlare di quelle che sono le notizie di giornata. Damiano Pneumatici, via Bari, chilometro 3. Vi aspettiamo. Autofficina Locampo. Da oltre 50 anni la tua officina di fiducia. Meccatronici professionisti al tuo servizio per riparazioni meccaniche, servizi diagnostici e taglianti, specializzati nell'installazione di antifurti satellitari e meccanici e inoltre convenzionati con Arbal. Autofficina Locampo. Prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia. Ringraziamento particolare naturalmente alle aziende sponsor che hanno deciso di sposare con noi questo progetto, questa produzione Estate Rossonera che va in diretta ogni giorno su Foggia TV. Prima di passare agli aggiornamenti, Gabriele, volevo porre anche a te la stessa domanda fatta poco fa al direttore Beppe Di Bari. Parlavamo di Roberto Di Ienno, Alessio Curcio e Vincenzo Garofalo come possibili e probabili confermati della passata stagione. Secondo te come possono rendere e come possono andare a inserirsi in un contesto diverso sia come modulo che come, proprio come guida tecnica? Sicuramente sono tre giocatori importanti, lo ha detto prima Beppe Di Bari, su tutti Curcio, capocannoniere del Foggia, il numero 10, un calciatore che forse visto così tatticamente un po' non coincide con i principi zemaniani, ma Zeman, lo chiamiamo il maestro qui a Foggia non a caso, può secondo me dargli una collocazione diversa, quindi magari lo vede falso 9, non so, certo, un po' più arretrato, ed è certamente un calciatore di indubbio valore, ho visto che si sta allenando a Roma con Totti, un selfie tra i due, poi è un calciatore che comunque sa lavorare, si sa sacrificare e lo vedo bene all'interno dello scacchiere zemaniano. Garofalo, un altro calciatore di indiscusso valore, tra l'altro Tiziano è il regalo di Capuano al Foggia, perché vero, lo portò lui qui, poi l'ha allenato Marchionni e si è dimostrato tra i migliori insieme a Morrone che però è tornato alla Lazio. Beh, anche Morrone io lo terrei, questa è una mia opinione personale, insomma un ragazzo che quando è stato in buone condizioni e soprattutto in condizioni ottimali di salute ha fatto bene quando è stato chiamato in causa dall'ex tecnico Marco Marchionni. Allora vi ricordo che Estate Rossonera è una produzione di Foggia TV, va in onda in diretta ogni giorno alle ore 18 e in replica in coda a ogni edizione dei TG di Foggia TV, quindi lo potrete seguire anche nelle prossime edizioni del telegiornale. Oggi era anche una giornata importante, so che in tanti ci avete contattato già da questa mattina, era la giornata dell'ultima asta per quanto riguarda l'acquisizione del logo dei Satanelli. Beh, anche l'asta di oggi, quella del 13 luglio, che era ferma ad un importo oltre i 44.800 euro, è andata deserta, quindi era l'ultima, poi tra l'altro l'ultima possibilità di acquisizione attraverso l'asta. Sappiamo comunque, notizia proprio di qualche minuto fa, che si attende la conferma
per andare a trattativa privata, quindi molto probabilmente il logo dei Satanelli tornerà sulle maglie dei ragazzi del Foggia, sulle maglie rossonere. Dovremo attendere ancora i tempi tecnici, ma la cosa si definirà attraverso la trattativa privata, un po' come accadde, se qualcuno sicuramente lo ricorda, quando la famiglia Sannella rilevò il logo dei Satanelli dalla curatela fallimentare, dal curatore fallimentare, e lo acquistò per una cifra vicino ai 25.000 euro. Si andrà, quindi, più o meno, insomma, così, diciamo, più o meno si andrà in quel senso. E quindi questa era la notizia importante che in tanti attendevano. Le altre notizie sono quelle che riguardano il calcio mercato. Però prima di parlare di calcio mercato e fare anche dei nomi nuovi che sono stati accostati in queste ultime ore ai colori rossoneri, Gabriele Mucelli ha preparato un altro servizio molto interessante, che tra l'altro fa anche un piccolo inciso su quella che è stata la vittoria della nazionale di Roberto Mancini domenica a Wembley. Andiamoci a seguire il servizio, poi tutto d'un fiato parleremo di calcio mercato. Mentre l'Italia intera si gode il trionfo europeo, il calcio Foggia le prese con la programmazione per la stagione 2021-2022. Pavone è al lavoro per allestire il roster da consegnare a Zeman, il quale è pronto a forgiare nuovi talenti in pieno stile Lorenzo Insigne, che sui social ha dedicato la vittoria continentale proprio al mister Boemo, alla città di Foggia, che 10 anni lo consacrò nel calcio che conta. E allora, senza esagerare nei paragoni, nuovi talenti cercasi in pieno stile Zemanlandia per rivedere fiorire l'entusiasmo in quel di Foggia, e così come la rinascita azzurra dopo il fallimento mondiale del 2018, Zeman dovrà ridare lustro ad una piazza che per ben 2 volte nell'ultimo decennio ha conosciuto l'inferno dei dilettanti. I primi colpi ufficiali sono in piena coerenza con il credo del Boemo. Mercai arriva dalla Serie D, ma è un potenziale titolare del 4-3-3 di Zeman, così come Alastra, ottimo portiere in cerca di rilancio. In dirittura d'arrivo in queste ore David Petterman, centrocampista 26enne, cresciuto tra Siena e Palermo, con molta esperienza in C, la sua ultima stagione con la maglia del Cesena. Il sogno per l'attacco si chiama Alexis Ferrante. Stando alle ultime di Alfredo Pedulla, le parti sarebbero anche vicine per la chiusura dell'affare. Il calciatore argentino e naturalizzato italiano ha giocato l'ultima stagione con la corazzata Ternana, ma nel suo curriculum può esibire esperienze con la Roma, con il Pescara, il Brescia e diverse compagini della seconda e terza serie italiana. Merola e Montero potrebbero andare a rinforzare il gruppo, così come il centrocampista Carlo Ilari, reduce dall'ottima stagione con il Teramo, sempre nel girone C di Lega Pro. Dalla Juventus invece potrebbe approdare un giovane centrocampista che Zeman conosce bene. Si tratta di Ferdinando Del Sole, 23 anni e che ha giocato l'ultima stagione a Pescara. Sarà un'estate di festa e di speranza per i tifosi rossoneri, che sognano di vedere in anticipo di qualche anno calciatori che domineranno i palcoscenici internazionali, così come è capitato con il già citato Insigne. Dallo Zaccheria a Wembley il passo è breve. Chiedere per informazione anche a Verratti ed Immobile, protagonisti assoluti della vittoria azzurra. 18 e 29, siamo in diretta, qui è Foggia TV, estate rossonera, la seconda parte che va verso la conclusione dell'appuntamento odierno. Dicevamo, parlavamo di mercato, lo ha fatto anche Gabriele in questo servizio. Beh, nelle ultime ore della giornata sono emersi nomi nuovi, mentre nel frattempo, prima di parlare di nomi nuovi, c'è una piccola curiosità. Con l'aiuto della regia dovremmo avere la foto di Fabio Gavazzi, l'ex capitano del Foggia, eccolo qui, che si è presentato a Pesaro, il nuovo centrale di difesa della Vis Pesaro. Avevamo, insomma, deciso di farvi vedere la foto dell'ex capitano rossonero che cambia casacca. Quindi oltre naturalmente a Carteside, come abbiamo detto ieri durante la puntata di lunedì, che il calciatore si è accordato con il Chiasso, una formazione svizzera dalla quale poi proveniva dopo 2 stagioni prima di arrivare in Italia. Detto di Mercai e Alastra in entrata, andiamo a dare un'occhiata invece a quelli che sono i nomi accostati al Foggia. Li abbiamo definiti in arrivo e poi abbiamo parlato di interessamenti. In arrivo, quasi del tutto conclusa, se non quasi ufficiale, la trattativa che porterà a Foggia Davide Petterman, 26 anni, centrocampista,
che si è svincolato dal Cesena. Eccolo qui in azione, un centrocampista dai piedi buoni che dovrebbe agire davanti alla difesa, quindi dovrebbe fungere come sorta di mediano davanti alla difesa, un uomo sul quale punta tantissimo mister Zeman. È momentaneamente congelata o in stand-by, come si dice, la trattativa con Alexis Ferrante, l'italo argentino di 26 anni, la passata stagione alla Ternana. Qui c'è da limare ancora qualcosa con l'offerta fatta alla società umbra, ma sembra che insomma all'80% questa trattativa ha buone possibilità di andare in porto. In giornata invece quattro nomi nuovi sono stati accostati al Foggia. Uno è una vecchia conoscenza, parliamo di Stefano Tarolli, che è già stato portiere del Foggia, tra l'altro 6 presenze in Serie B nell'ultima stagione della Serie B, lo vedete in foto, svincolato l'anno scorso in forza all'Arezzo. Un altro nome nuovo è quello di Pietro Martino, un difensore di 23 anni che arriva dalla Serie D, dalla Clodiense, un ragazzo di cui si parla davvero un gran bene, si parla di lui soprattutto sui cross, Gabriele, insomma sì. È uno che è bravo nel mettere al centro i palloni buoni per gli attaccanti, quindi un calciatore che potrebbe tornare utile al 4-3-3 di Zeman. Ancora si parla di Antonio Romano, centrocampista di 25 anni che ha giocato nella Turris ma anche 2 stagioni nella Casertana, appunto prima di arrivare alla società corallina. Lo vedete qui in azione, un centrocampista, insomma anche questo potrebbe arrivare alla corte del tecnico Boemo. Per concludere invece l'altro nome nuovo è quello di Toni Markic, un difensore trentenne, quindi insomma un difensore di esperienza, bosniaco, che arriva invece dalla Viterbese, difensore centrale che l'anno scorso, eccolo qui, ha giocato con la maglia della Viterbese, sicuramente un altro calciatore che potrebbe fare bene qui a Foggia. Naturalmente parliamo di calciatori che, insomma, le cui trattative sembrano essere a buon punto. Poi c'è il folto elenco di calciatori trattati dal Foggia, ce n'è un altro che pare, insomma, al quale ci tiene davvero tanto mister Zeman, è vero Gabriele? A me piace Muccelli, che è Ferdinando Del Sole, che è un scuola classe Juve. 98. Sì. Sì, scuola Juve, giocato nell'Under 23 nelle ultime 2 stagioni, Max Allegri stravede per lui e per Fagioli, un calciatore che ha messo a segno 4 reti in 20 presenze, oltre ad aver giocato nel settore giovanile della Juve nell'Under 23, ha un'esperienza a Pescara dove l'ha conosciuto Zeman, quindi potrebbe secondo me fare molto bene sia da centrocampista, sì, perché ai piedi buoni può giocare addirittura anche regista, ma io lo vedrei più offensivo, quindi o trequartista o nei tre d'attacco, addirittura anche utilizzabile come esterno di destra, quindi potrebbe nella fantasia, giocare nella nostra in molti fantasia ruoli, giocare in quello che dovrebbe essere poi il tridente d'attacco di mister Zeman. Altri nomi, c'è sempre quello di Alessandro Ligi, difensore centrale della Triestina, 31 anni, questo davvero sarebbe un bel colpo se dovesse arrivare a Foggia, un centrocampo, un difensore dai piedi davvero buoni, ma soprattutto che sa tenere bene la difesa. Poi i soliti nomi che abbiamo fatto in questi giorni, quello di Yuri Senesi del Venezia, ma che ha giocato a Cava dei Tirreni e che conosce molto bene Peppino Pavone, i due della Juve Stabia, Elizalde e Borrelli, due perché Mastalli, è notizia proprio di oggi, che ha raggiunto l'accordo con l'Avellino, Mastalli che era dato tra i papabili a vestire la maglia rossonera. Poi ancora Davide Merola, questo attaccante Empoli, che insomma è ancora sul taccuino di Peppino Pavone, così come Jacopo Manconi, l'attaccante dell'Albino Leffe, 15 reti la passata stagione in Serie C. Poi ci sono nomi nuovi di Enrico Bearzotti, ex Modena, Giovanni Zaro, anche lui difensore centrale del Modena, Michele Emmauso, che è un ala destra dell'Etalecco, Simone Russini, un altro calciatore esperto, ex Cesena. Poi ci sono i soliti Luigi Carrillo, Stefano Mazzini, Alvaro Montero,
e per concludere anche quello di Carlo Ilari, che è un altro centrocampista di esperienza della Serie C, che l'anno scorso giocava a Teramo. Questi sono i nomi che circolano e che sono visti probabilmente vicini anche alle trattative del direttore Peppino Pavone, ma mi soffermerei soprattutto su questi nomi che sono venuti fuori in giornata, quelli di Stefano Tarolli, Pietro Martino, Antonio Romano e Toni Martic, che sembrano più che una trattativa. A concludere, Gabriele Mucelli, insomma, tanti nomi, ma siamo fermi soltanto a due acquisizioni ufficiali. Oggi nel corso del telegiornale di Foggia TV abbiamo detto che a ore attendiamo sicuramente sviluppi e notizie ufficiali. Sei d'accordo anche tu? Sì, attendiamo anche l'annuncio ufficiale di Pavone, perché non è stato ancora comunicato dalla società, arriverà presto insieme magari a 4-5 calciatori di cui abbiamo già discusso ampiamente prima. Tra i nomi che sono circolati, Ilari è un calciatore importante, 7 gol lo scorso anno, pur giocando da centrocampista. A 7 giorni anche dal raduno dovremmo anche conoscere poi quello che sarà lo staff tecnico che seguirà Zeman nelle fatiche in Val d'Aosta, così come si conoscerà anche l'organigramma societario che andrà ad affiancare poi Nicola Canonico e la dottoressa Maria Assunta Pintus in questa avventura foggiana. 18:37, grazie Gabriele per grazie essere grazie a te stato Tiziano, è noi. Stato un piacere. Gabriele Mucelli, che ritroveremo sicuramente in altre produzioni di questa emittente. Io vado a ringraziare Carmine Francavilla e Gianni Martino in regia. Potrete rivedere in replica questa puntata nelle prossime ore in coda ai TG di Foggia TV. Noi ci riaggiorniamo a domani pomeriggio, sempre ore 18 in diretta qui da Foggia TV. Buonasera a tutti. In collaborazione con Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Damiano Pneumatici, nuova sede, via Bari chilometro 3, Foggia. Downy Alimenti, per la tua attività il partner ideale. A Foggia, in via Sant'Alfonso dei Liguori. Autofficina Lo Campo, prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia. Gioielleria Tonino Pastore, dal 1960, gioiellieri per passione. Via Arpi 98, Foggia. We'll be right back.